Eccoci di nuovo in diretta da San Sebastiano dei Marsi. Forno con panette in arrivo. Nonostante la pioggia, vedete qui come sono organizzati. I ragazzi hanno coperto le panette che stanno per essere messe in forno. Entriamo, vediamo se il segnale ci regge, pare di sì. Eccole qua, queste sono le panette che abbiamo visto timbrate poco fa. È metodo artigianale, tradizionale, forno a legna. E volevamo documentare anche questo momento perché naturalmente anche questo fa parte della tradizione, e con la pala che sta pulendo dalla cenere il forno c'è Luigi, vero? Sì. Luigi, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, noi ti disturbiamo, sì, però spettatore, cioè. Vai, io faccio da noi. Sì. Visto che piove, possiamo sì. Mettere l'altro. Prego, scusatemi. Allora, mentre Luigi è al lavoro, arriva anche il portavoce del comitato. Mi sono messo male qui? Dovete mettermi. No, basta. Luigi, vieni. Allora, aspettate che mi sposto. Mi sposto. Qui i fondaci sono piccoli, ma allora facciamo un po' di spazio. Facciamo un po' di spazio e prego, fate, noi vi seguiamo. Allora, si pulisce il forno. La cenere. Luigi, sei sempre tu, l'ha detto ogni anno. No, quest'anno. Diciamo che sono due volte che le faccio io, ma sempre in aiuto. Ok. Ci stava la signora Matilde prima di me. Era la fornara proprio. Adesso non può fare perché. E allora Luigi, io ti lascio lavorare. Facciamo un saluto a chi ci ha seguito. Salve a tutti. Da San Sebastiano dei Marsi. Anticamente si facevano anche le persone private. In casa. Manette. Ok. La famiglia che lo voleva fare, o più famiglie, si accoppiava e facevano. Il forno è sempre questo. E il lavoro è sempre tanto. Come ci pensi? Tu ci pensi? No. No, ok, allora riesci a ingannarlo un po'. Certo. E allora? Se no, non può fare. Una cosa importante da dire è che questo non è, diciamo, è un rito di San Sebastiano, ma non è solo opera della comunità di San Sebastiano, perché partecipavano anche persone dai paesi e dalle frazioni intorno, quindi per esempio Sperone, Aschi, ovviamente Bisegna, e insomma un po' il circondario partecipava. Grazie.